5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, eccoci alla terza parte del nostro programma, ovviamente dedicata a quelli che sono i nettari di vini. Beh, in questa puntata voglio parlarvi di due realtà molto molto interessanti, seppur diverse tra loro. Opera Prima Riserva 2017, il bricco della gioia e la storicità del suo vino nobilitate con la prima annata della nuova menzione del Rocher di Castagnole Monferrato di OCG. Una piccola DOCG che si estende su 185 ettari in 7 comuni astigiani, frutto di quell'orgoglio contadino che ha ridisegnato i colli Monferrini, ora patrimonio UNESCO. A Castagnole Monferrato il progetto dell'autoctono Rocher inizia negli anni 60 con il lavoro di Don Giacomo Cauda, parroco del paese, e da allora ha visto un continuo progredire fino al marzo 2020 con la nascita della menzione riserva. Le radici della famiglia Ferrari si partono dai 24 ettari di vigna nel cuore del Monferrato, dove tra i più estesi vigneti di Rocher a corpo unico troviamo il Bricco della Gioia. Qui nasce Opera Prima, un vino nato dall'amore che lega un nonno ad un nipote, il fondatore dell'azienda, al suo futuro. Un nuovo modo di interpretare Rocher, proiettandolo al di là del tempo, partendo in primis dal rispetto, dall'interpretazione e dal terroir della vigna. Nel versante sud della dorsale collinare che da Castagnole corre verso Asti, situato su un cucuzzolo di 285 metri di altitudine, questo piccolo appezzamento è tra i maggiori dell'intera area di produzione del Rocher. Nel 2017 l'anticipo di maturazione dovuto alla particolare asciugatura dell'uva data dal sole e dalla ventilazione ha permesso di ottenere acini importanti, concentrati in modo naturale e dalle ottime prospettive di longevità, perfetti per essere declinati in una riserva. Beh, allora passiamo invece dal Piemonte, da questa zona interessante dell'artigiano, per andare invece in Toscana, per ritornare in Toscana. Val delle Rose presenta Litorale 2020. La nobilitazione del Vermentino attraverso lo studio del terroir. Una tenuta circondata da circa 200 ettari vitati che si estendono tutto intorno all'elegante cantina metafisica nel cuore prodotto dalla DOCG Morellino di Scansano, in provincia di Grosseto. Val delle Rose, di proprietà dell'azienda Cecchi dal 1996, conta oggi 105 ettari di vigneti di proprietà e altri 84 in affitto, impiantati prevalentemente a Sangiovese. Lo studio ha portato ad un'accuratissima zonazione e valorizzazione delle caratteristiche di ciascun vigneto, con l'obiettivo di individuare i migliori appezzamenti per ciascuna varietà. Ecco come l'appezzamento Litorale, molto ricco di scheletri e minerali con esposizione nord, si è rivelato perfetto per la crescita del Vermentino, uva a bacca bianca che nelle assolate zone costiere della Maremma riesce ad esprimere al massimo il suo potenziale. Da questi terreni poveri e ben drenati ha origine il Maremma Toscana Vermentino DOC Litorale, un'etichetta che interpreta perfettamente il territorio da cui proviene. Un vino intenso e generoso che ricorda la salinità del mare, il sole della Maremma, il fascino della costa toscana. Maremma Toscana Vermentino DOC Litorale 2020, da uve 100% Vermentino cresciute in collina a 150 metri d'altitudine con una resa di 70 quintali per ettaro su arenarie ricche di roccia in decomposizione. Un Vermentino che coniuga splendidamente struttura e freschezza prodotta in 60.000 bottiglie. E come ogni settimana, a questo punto alziamo i calici colmi di questi nettari freschi e preziosi, simbolo di un'enologia di gran qualità, degna complice di gustosi abbinamenti gastronomici. Perché la vita è come una tavola, dove noi siamo prima gli artefici e poi commensali. Ci adoperiamo per curarla al meglio, di imbandirla nel modo migliore e poi ci sediamo e gustiamo quanto siamo stati in grado di preparare. Prima di tutto dovremo essere noi felici ed appagati per quel che abbiamo realizzato e poi dovremo condividerlo con le persone che più amiamo, perché una bella tavola, per quanto appetibile, deve essere sempre condivisa con chi, oltre che la mente, ci prende anche il cuore. Buona settimana a tutti. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.